si sta rifocillando. Non so, vuoi finire Franco? Loris? Vai adesso? Brevissimamente? Ma no, tanto vabbè, interrompiamo un attimo come entra, poi continui. Cioè, direi no, noi andiamo avanti. Loris Andoli, che è un po' quello che, la persona che ha stilato la carta di Arcevia. Allora, due notizie tecniche per prima cosa. Uno è che sta girando adesso, stanno girando i fogli per sottoscrivere, quindi chi vuole sottoscrivere può farlo. Però adesso questi fogli forse li facciamo tornare, perché ci teniamo che c'è già scritto la prima firmataria, Vandana Shiva, e quindi magari le televisioni vorranno riprenderla mentre sottoscrive. Prima di iniziare le sue conclusioni magari la facciamo firmare. Adesso comunque continuate a sottoscrivere chi vuole. La seconda notizia: non è vero che io sono ho scritto io la carta d'Arcevia, io ho scritto solo la prima bozza, poi ho incominciato a circolare e ho coordinato il lavoro di accogliere tutti i suggerimenti che sono arrivati, vederli se erano giusti nello spirito della carta e inserirli. Vogliono fare una foto? Puoi dire che vogliono fare una foto e quindi si può girare le sue. Grazie veramente, Vandana. Ci fa molto molto piacere che sei qui. Abbiamo bisogno della tua carica per vincere questa grande sfida contro gli OGM qui in Italia. Grazie. Io direi di continuare comunque il dibattito, perché abbiamo aperto il dibattito, e poi dopo Vandana farà le conclusioni, se va bene. Okay? Maria Grazia, riuscirà un piccolo intervento prima di... Dimmi tu, siamo con i tempi... Tu, tranquilla, c'è problema. Boh, e c'è Loris che continua, che presenta la carta di Arcevia, prego. Dicendo che io ho coordinato questo lavoro, ma sono arrivati moltissimi contributi dalla rete. Sono arrivati moltissimi contributi, per cui questa cosa è un lavoro collettivo, un lavoro di unità di tutto il movimento biologico italiano, che si è più o meno compattato su questa carta, in particolar modo sui punti, i tre punti che ci sono sugli OGM.
Allora, l'altra notizia tecnica che vi stavo dando è che appunto, siccome ci sono stati tantissimi contributi, gli ultimi sono arrivati proprio all'ultimo momento. Noi avevamo già stampato una carta dicendo basta, fermiamo i contributi, e l'abbiamo incominciata a distribuire stamattina, ma solo alcune copie ne sono uscite. Chi ha una copia con l'immagine a colori probabilmente non è quella giusta, e qui adesso io faccio circolare, devono essere 24 articoli invece di 23, chi l'ha sbagliata lo sostituisca. Allora, poi io sulla carta volevo soprattutto dire questo, che ci sono molti articoli che riguardano i valori e i principi e sono chiaramente interessantissimi. Io penso che la letta vedrà che si sente proprio che c'è un contributo collettivo e corale, e ci sono dei valori che rappresentano veramente quelli che sono il meglio dei valori e dei principi del nostro movimento per l'ecologia e per l'equità sociale. Però ci sono anche, abbiamo anche cercato di fare qualcosa di pratico, per cui ci sono tanti articoli che sono rivolti alla politica. Allora io vorrei fare un excursus veloce, perché il tempo non è molto, è bene che Bandana abbia più tempo possibile, delle indicazioni che sono qui contenute per i politici, visto che ce ne sono parecchie, visto che questa carta dovrà anche diffondersi nell'ambiente politico. Il primo punto è il 4. Qui chiediamo una legge, un'apposita legge per una maggiore libertà sulle sementi. Questo è uno dei temi fondamentali che tratta Vandana Shiv. Il secondo punto, che è rivolto ai politici, è il punto 5. Qui chiediamo un'apposita legge che favorisca la vita delle zone montane. Abbiamo scritto una serie di motivi per cui ci vuole una legge più incisiva per tutelare il territorio montano. Il terzo punto, che è rivolto ai politici, è il punto 9, in cui si chiedono maggiori facilitazioni di legge per l'accesso alle terre, in particolare per i giovani, perché l'accesso alle terre in realtà non esiste, costano carissimo. E su questo punto anche chiediamo che le recenti leggi che ha fatto il Parlamento per mettere in vendita i beni pubblici, anche i terreni, è sbagliata. Vogliamo che le terre pubbliche vengano date in mano a cooperative di giovani. Un altro punto che è rivolto ai politici è il punto 10. Chiediamo un maggiore sostegno legislativo e finanziario per quella che si chiama l'agricoltura sociale, perché vediamo che nell'agricoltura ci sono delle potenzialità molto maggiori di quella che è la coltivazione del buon cibo. Storicamente la nostra regione è un esempio di questo, perché c'erano le famiglie patriarcali in cui veramente l'agricoltura svolgeva un'azione sociale. Tutte le persone, anche chi aveva poche capacità, anche gli handicappati, cioè ognuno trovava un proprio ruolo all'interno delle comunità agricole. Questo è scomparso tutto. Quindi adesso invece di moderno è venuta fuori l'agricoltura sociale, e questa va maggiormente sostenuta, maggiormente definita a livello legale, gli vanno aperte le strade. Un altro punto che riguarda i politici è il numero 11, questo è importantissimo, i nostri agricoltori ci sollecitano continuamente su questo punto. Vogliamo che un'apposita legge nazionale o delle leggi regionali facilitino le attività produttive dei piccoli agricoltori, le piccole attività di trasformazione. Ora gli agricoltori sono considerati come fossero un'industria, con le stesse leggi e le stesse norme e gli stessi limiti. Questo è ingiusto. Quindi bisogna prevedere che le piccole attività devono avere maggiore possibilità delle loro piccole trasformazioni e le loro altre piccole le loro attività. Questo è un altro punto importantissimo. Poi, sempre rivolto alla politica, abbiamo il punto 12,
che questo riguarda le scuole, perché ci teniamo moltissimo che l'agricoltura biologica e l'economia venga insegnata a partire dai bambini, cioè questa sensibilità deve essere aperta ai bambini, mentre noi ora la maggior parte dei bambini li abbiamo nelle città e non sanno più neanche da dove viene il cibo. Allora vogliamo che un'apposita legge promuova di più quelli che sono gli orti scolastici e le fattorie didattiche. Probabilmente non riesco ad arrivare alla fine, cercherò di essere ancora più veloce solo a flash, a titoli, a flash, faccio dei flash d'ora in poi. Quindi il punto 15 riguarda le terre pubbliche, l'ho già detto, rivolto ai politici. Il punto 16 è quello che riguarda i pannelli solari, non vogliamo che sia permesso di mettere i pannelli solari nei terreni agricoli, ma che sia obbligatorio metterli nelle nuove costruzioni industriali e commerciali. Poi il punto 17 è quello che riguarda le centrali biomasse, di cui alcuni hanno già parlato, degli agrocarburanti. Qui vogliamo una legge più limitativa, perché sono pochissimi, rarissimi i casi in cui le biomasse vengono utilizzate in una maniera virtuosa. Qui noi diciamo che non devono essere usate quando distruggono le foreste, quando sono in competizione con il cibo e così via. Poi il punto 19 è un punto sulla dignità dei semi, che non deve essere permesso che le biotecnologie alterino il dinamismo evolutivo della natura. Qui è da leggere e da approfondire. Poi, sempre per la politica, il punto 20, sì, vado a concludere. Concludo. Diciamo che i punti fondamentali, non ho tempo di leggerli, ma i punti fondamentali in realtà sono quelli che riguardano gli OGM. Allora, già Franco ha detto parecchio, abbiamo visto che le possibilità sono rimaste veramente poche e quindi vogliamo che i politici prendano in mano la dignità del nostro paese e legiferino soprattutto sull'articolo 32, perché l'unica strada veramente aperta, ci sembrava che era aperta la clausola di salvaguardia, ma se andiamo ad analizzare tutti i cavilli che hanno fatto, nemmeno quella è veramente più aperta. È rimasta aperta solo la via dell'articolo 32 dell'articolo 32 della Costituzione, che ci tutela dal punto di vista della salute. Quindi dobbiamo dire, per precauzione, non vogliamo gli OGM in Italia. Poi ci sarebbero tantissimi motivi. Grazie.